Buonasera a tutti, torniamo sul decreto scuola. A distanza di quasi 20 anni dall'ultima legge che prevedeva un concorso ordinario per il reclutamento di docenti di religione cattolica, arriva finalmente una buona notizia per questa categoria di insegnanti. Infatti l'ultima legge che aveva bandito una procedura per titoli ed esami per il reclutamento di docenti di religione cattolica risale addirittura al 2003. Con la legge 186-2003, infatti, era stato previsto un concorso per titoli d'esami che avrebbe dovuto essere bandito con cadenza triennale. Tuttavia, il concorso è rimasto isolato, bandito nel 2004, e per il reclutamento si è fatto ricorso negli anni successivi fino ad oggi al conferimento di incarichi annuali. Finalmente giunge quindi una buona notizia: dopo quasi 20 anni si sblocca il concorso per i docenti di religione cattolica. Infatti, in sede di conversione del decreto scuola, la legge di conversione ha introdotto l'articolo 1 bis, con il quale il legislatore autorizza il Ministero dell'Istruzione a bandire un concorso per titoli ed esami per il reclutamento di docenti di religione cattolica sui posti che si presume, siano vacanti e disponibili per il triennio 2020-2023. Il legislatore ha previsto che il 50% dei posti messi a concorso potrà essere riservato ai docenti di religione cattolica che abbiano maturato almeno 3 annualità di servizio, sui posti specifici e che, nelle more dello svolgimento della procedura concorsuale, per le immissioni in ruolo potranno essere ancora utilizzate le graduatorie del vecchio concorso bandito, nel 2004. Quindi finalmente si è sbloccata una situazione che vedeva contrapposti i docenti di religione cattolica con il Ministero dell'Istruzione e che dopo un lungo braccio di ferro forse finalmente è giunta a conclusione. Grazie, arrivederci.